puoi. Caro Babbo Natale, Mickey. Caro Babbo Natale, che vorrei che uscite dall'ospedale. Sognare, riprendere quel tempo che rincorrevi tanto. Per i bambini che sono in ospedale, che usciranno presto dall'ospedale. Auguri bambini, vi auguro buon Natale a tutti quanti che siete in ospedale. Auguri, buon Natale. Per noi a Natale puoi, a Natale puoi dire ciò che non riesci a dire. Sto scrivendo una letterina per i bambini che sono in ospedale, che speriamo che i dottori vi curino meglio e che Babbo Natale a me non mi porti un regalo. Sì. Buon Natale a tutti i bambini che sono in ospedale. Un abbraccio grande grande. È Natale, a Natale si può amare di più. È Natale, a Natale si può fare di più. Per noi. Che guariscano presto e passino un Natale felice. Quando nella vita si ha un momento di caduta, l'importante è credere in avanti e andare sempre in avanti. Una letterina ai bambini che sono ricoverati in un ospedale. Per questo Natale vorrei dare ai bambini questa notizia, che non devono sentirsi soli, perché accanto a loro, a parte di avere la presenza di Gesù, hanno anche la presenza dei loro, di mamma e papà, e che non li fanno sentire soli. Ringrazio tantissimo i bambini che frequentano il catechismo della chiesa di Villa Ciambra e Piano Maglio. Ci hanno donato queste bellissime letterine con tanti pensieri dolcissimi e affettuosi rivolti ai bambini ospedalizzati presso il nostro reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale civico. E hanno voluto veramente essere vicini a questi bimbi durante il Santo Natale, e quindi ogni pensiero dedicato a loro è un grandissimo regalo per loro e anche per noi, perché comunque quello che arriva dai bambini è veramente inimmaginabile e comunque fonte di sorrisi e di tenerezza infinita. Ciao bambini, mi chiamo Stefania. Come sapete, stanno arrivando le festività natalizie. In questi momenti noi bambini del catechismo stiamo pensando a voi. Il Natale non è solo regali, è l'albero di Natale. Spero che uscirete al più presto dall'ospedale e che guarirete. Noi bambini preghiamo ogni giorno per voi, che usciate più presto dall'ospedale e trascorrere un Natale felice. Buon Natale da Stefania. Questi sono pensieri veramente semplici ma emozionanti che i bambini dedicano ai bambini meno fortunati, che in questo momento stanno lottando veramente per la vita. Grazie bambini. Ringrazio anche veramente le catechiste che hanno guidato i bambini in questo messaggio d'amore, e ringrazio anche il parroco della parrocchia, perché veramente c'è bisogno veramente di tanto affetto e di tanta solidarietà. Luce.